Buongiorno a tutti, come anticipato nel video precedente, oggi parleremo dei prodotti Linfavita. Linfavita da sempre non testa sugli animali e in questi ultimi anni ha voluto ufficializzare la propria qualità bio attraverso la certificazione BioCert Italia, uno degli enti certificatori più importanti d'Italia. Una delle caratteristiche fondamentali dei prodotti Linfavita è che sulle confezioni si trovano scritti i principi attivi in italiano con le percentuali. Questo perché? Perché Linfavita, appunto, utilizzando il metodo antico della percolazione a freddo per poter ottenere i suoi estratti, essendo un metodo molto lento e non più utilizzato, non teme alcun confronto. I prodotti Linfavita sono dotati di sigillo di garanzia che appunto decretano l'integrità del prodotto e per alcuni prodotti è utilizzato il tubetto in alluminio per uso alimentare rivestito internamente. Questo perché? Perché attraverso il tubetto in alluminio il prodotto non viene contaminato con l'ambiente esterno. Io posso prelevare la quantità di prodotto che mi occorre, richiudere il tubetto e il prodotto rimane inalterato fino alla data di scadenza. Questo perché voglio precisarlo, perché molte aziende per le loro creme utilizzano i cosiddetti vasetti. Il vasetto cosa prevede? Quando io utilizzo una crema in vasetto, io prelevo la quantità di prodotto che mi occorre attraverso la mano. Ogni qualvolta che inserisco il mio dito per prelevare il prodotto, i batteri che vivono con noi sulle nostre mani, che si chiamano commensali, si depositano sul prodotto. E il prodotto contenendo acqua, cosa succede? I batteri proliferano, si moltiplicano. E ogni qualvolta che io utilizzo questo prodotto posso dare adito ad arrossamenti, dermatiti, a problematiche della pelle perché i batteri si moltiplicano all'interno del prodotto. Con questo metodo, appunto, del tubetto in alluminio, questo non succede perché io prelevo solo il prodotto che mi occorre per potermelo applicare sul viso o dove devo applicarlo, richiudo il tubetto e tutto il prodotto rimane assolutamente inattaccabile dagli agenti esterni. A differenza del prodotto con durata superiore a 30 mesi, che per legge deve avere il cosiddetto PAO disegnato, che è quel vasetto aperto con su scritto 6, 12, 36 mesi, quella non è una data di scadenza. Quello significa 6, 12, 36 mesi dal momento dell'apertura del prodotto. Quindi io mi devo ricordare quando ho aperto il prodotto e quindi contare i mesi in cui io posso utilizzare quel prodotto rimane buono. Invece i prodotti Linfavita che hanno durata inferiore a 30 mesi non hanno l'obbligo del PAO. Ma ci sarà sempre sulle confezioni lotto di produzione e data di scadenza. Quindi io non posso dimenticarmi appunto fino a quando il prodotto resterà integro perché tutti i prodotti sono dotati di data di scadenza, anche perché ricordiamo che Linfavita utilizza i conservanti minimi per poter mantenere integro il prodotto. Ma voglio entrare più nel vivo dei prodotti, voglio spiegarvene qualcuno, anche perché ce ne sono veramente tanti. Io partirei dai nuovi nati in Linfavita, i prodotti che ci stanno accompagnando e ci accompagneranno ancora per molto tempo in questo periodo un po' particolare, in questo periodo di coronavirus. Intanto voglio incominciare dal detergente igienizzante per le mani, detergente igienizzante per le mani con risciacquo all'olio di neem e l'olio tea tree. Questo detergente cosa fa? Sfrutta le proprietà antibatteriche ed antivirali di questi due oli, i quali ogni qualvolta che questo detergente viene utilizzato permangono sulla pelle, mantenendo l'igiene per delle mani anche dopo il lavaggio. E una volta frizionato sulle mani, ricordo che ce ne va veramente poco perché i prodotti Linfavita sono concentrati. Una volta frizionato sulle mani, fa una schiuma molto molto cremosa e quindi è piacevole ogni volta lavarsi le mani. Questo detergente si può trovare nelle confezioni da 300 ml con il dosatore oppure nella confezione da 5 litri. Passiamo al gel invece detergente igienizzante per le mani, questo è senza risciacquo. Il gel detergente igienizzante per le mani
è formulato, questo è formulato ad altissima qualità, formulato con aloe vera al 20%, glicerina vegetale al 2% e contiene il 70% di alcol etilico. Questo tipo di gel, appunto, senza risciacquo, rilascia le mani fresche, si asciuga molto in fretta e, cosa più importante, non appiccica. Adesso vi faccio vedere. Ce ne va veramente pochissimo, pochissimo prodotto. Viene frizionato sulle mani, ha un buonissimo profumo e si asciuga velocemente e una cosa fondamentale, non appiccica. L'acondosatore e il 500 ml con il dispenser, molto molto comodo. Questo ricordiamo che è il gel ad altissima qualità. Cosa ha fatto Linfavita? Ha voluto creare un altro gel che accompagnasse questo primo gel ad altissima qualità e ha creato il gel detergente igienizzante per le mani ad alta qualità, alla calendula. Questo gel anch'esso ha il 70% di alcol etilico che garantisce una igiene profonda delle mani, contiene il 5% di estratto di calendula e il 2% di glicerina vegetale. Anche questo gel è molto molto delicato per un uso ripetuto durante la giornata. Questo gel è nato perché per avvicinare ancora di più i clienti di Infavita che sono curiosi di poter provare i nostri prodotti e ancora di più avere un ottimo connubio qualità-prezzo. Questo gel lo si può trovare con dosatore nelle confezioni da 150 ml oppure nella confezione da 500 ml con il dispenser. Bene. Detto parlando di questi gel e detergenti che ci stanno accompagnando in questo periodo un po' particolare, voglio ricordare che Linfavita all'attivo ha più di 200 prodotti all'interno del proprio catalogo, mi ha fatto già vedere la volta precedente nel catalogo, e ha diverse linee di prodotti che vanno dalla cura del capello alla punta dei piedi. Ad esempio possiamo avere la linea Bava di Lumaca, la linea all'olio di Neem, la linea Bimbi, la linea Uomo, la linea Tea Tree, la linea Capelli, la linea Profumi, Biologici, la linea Trucco. Quindi ne abbiamo veramente per tutti i gusti. E in ultimo, non meno importanti, integratori alimentari. E qui voglio soffermarmi un attimo e spiegarvi, darvi qualche informazione sugli integratori, perché anche questi integratori ci hanno accompagnato e ci accompagneranno per aumentare le nostre difese immunitarie, soprattutto in questo periodo. Voglio soffermarmi principalmente sugli Elisir Drink. Perché gli Elisir Drink? Intanto gli Elisir Drink, come vedete anche dietro in questa pubblicità, gli Elisir Drink sono in forma liquida, sono in forma liquida e possono essere presi sia puri sia diluiti ciascuno in mezzo litro d'acqua. Sarebbe un tappino e mezzo di prodotto, 33 ml, 0,33 ml, in mezzo litro d'acqua da bere a piccoli sorsi durante la giornata. Perché a piccoli sorsi? Perché così l'organismo può assimilarli pian piano, ancor meglio appunto bevuto a piccoli sorsi e non tutto in una volta sola. Gli Elisir Drink sono tutti a base di cloruro di magnesio e aloe arborescens. Hanno forti proprietà antiossidanti, appunto, per contrastare i processi dell'invecchiamento del nostro organismo, appunto contrastare i cosiddetti radicali liberi e rinforzare il nostro sistema immunitario. Adesso voglio darvi qualche informazione su questi Elisir Drink in particolare. Voglio partire da quello che ci sta aiutando in questo periodo a mantenere le difese immunitarie alte, che è appunto il Sinergia Vitalità e Difese. All'interno di questo Elisir abbiamo sempre aloe arborescens e cloruro di magnesio e abbiamo il mangostano e l'echinacea. Questo integratore è ottimo appunto per contrastare le problematiche da raffreddamento, per le allergie, per chi fa sport, per chi vuole aumentare le proprie difese immunitarie, per chi soffre di stanchezza più o meno cronica. Appunto, chi soffre di allergie, sì, l'abbiamo già detto, e chi vuole
curare o comunque prevenire malattie da raffreddamento, oppure chi studia. Questo è ottimo per aumentare le difese immunitarie e le nostre energie. Un altro elisir importantissimo è il Sinergia Depura Drena. Come dice già il nome, Depura e Drena, contiene dentro le bacche di goji e il gambo d'ananas. Questo elisir è un toccasana per chi sta seguendo una dieta, per chi appunto vuole depurare e drenare, chi magari ha problemi di ristagno di liquidi nelle gambe, chi ha un'alimentazione abbastanza sregolata. Per chi vuole disintossicare il fegato, magari chi sta seguendo degli antibiotici, sta seguendo una cura antibiotica molto molto forte che va a intaccare il fegato, questo aiuta a depurare e drenare il fegato. Poi abbiamo l'Elisir Drink Sinergia Equilibrio e salute, anche questo è molto, molto importante perché all'interno ha le foglie di ulivo e il mirtillo nero. Questo è un toccasana per chi ha problemi di circolazione, come la sottoscritta, problemi di circolazione, per chi vuole mantenere un buon tasso di colesterolo e trigliceridi nel sangue e chi vuole mantenere anche buoni livelli di glicemia, nonché chi vuole rinforzare il proprio sistema visivo. E comunque tutti e tre mantengono e cercano di mantenere un equilibrio e una salute ottimale del nostro organismo. Ci sono altri due Elisir Drink che vedete qua sotto, che sono l'Elisir Donna e l'Elisir Uomo, che sono nati appunto entrambe per far fronte alle problematiche della donna e dell'uomo. Sono un po' più mirati. L'Elisir Donna è nato appunto per varie problematiche appunto che riguardano la donna, come ad esempio l'osteoporosi, problematiche relative alle mestruazioni, dolori mestruali, alla menopausa, alle cosiddette vampate di calore per contrastare il nervosismo, sintomi depressivi, per la ritenzione idrica, per l'invecchiamento cutaneo precoce. È un Elisir proprio dedicato a tutte le problematiche che può avere una donna nei vari stadi della sua età. Invece, l'Elisir uomo che vedete qua, l'Elisir donna, ricordo che dentro ha il trifoglio rosso, mentre l'Elisir uomo all'interno ha la mela annurca, che come dice il proverbio, una mela al giorno toglie il medico di torno, e questo è dedicato per gli ometti, che per tutta la sfera delle problematiche che può avere un uomo e possono essere malattie relative, malattie degenerative, per il cuore, per tutto quello che riguarda le problematiche della prostata, per prevenire l'alopecia, la calvizie, il diradamento dei capelli, per contrastare la possibilità di avere problemi cardiovascolari, ictus, dare forza ed energia, proteggere comunque l'organismo, depurandolo e disintossicandolo per migliorare la memoria e la concentrazione. Anche questo è un toccasana dedicato agli uomini. Dopo che ho fatto questa carrellata di Elisir Drink, ricordo che si possono prendere anche più di un Elisir Drink al giorno, basta che il totale degli Elisir faccia 100, quindi se per ogni Elisir posso prenderne 33 ml al giorno, 33, 33, 33, quindi se ne possono prendere 3 diversi al giorno e fare un mix da 1,5 litri d'acqua da bere appunto a piccoli sorsi durante la giornata oppure tutti e tre separati. Gli integratori alimentari ce ne sono veramente tanti in ninfavita, ve ne voglio citare anche qualcun altro. Abbiamo, che ci accompagna anche in questo periodo, la propoli, che è un antibiotico naturale. Ricordiamo che la propoli è analcolica e quindi va bene anche per i più piccoli. Abbiamo ad esempio l'aspiravita, che sono in capsule, come vedete, vi faccio vedere la confezione. L'aspiravita è un integratore apposta per prevenire oppure curare le malattie da raffreddamento, come il raffreddore, o comunque aiutare per chi ha degli stati di allergia molto molto forti. Abbiamo ad esempio integratori per
la dieta per poter dimagrire e anticellulito, per comunque purificare il fegato, tipo il LinfaCell per la cellulite e il LinfaBios che ha dentro la curcuma e lo zenzero per poter appunto depurare il fegato e avere un'azione digestiva mirata dopo pranzo, la vitamina C che è in compresse masticabili. Ottima anche per i bambini, qua c'è proprio frutta pura. Abbiamo, ecco, due parole volevo spenderle per questo prodotto meraviglioso che è il Floravita. Floravita sono i fermenti lattici. I nostri fermenti lattici sono ottimi perché? Perché hanno al loro interno appunto le capsule di fermenti lattici e i nostri fermenti hanno probiotici e prebiotici. Cosa vuol dire? I fermenti probiotici sono i fermenti appunto che vanno nell'intestino per migliorare la nostra flora intestinale. Invece sono accompagnati dai prebiotici perché molti fermenti lattici all'interno hanno solo i probiotici. Questi, una volta ingeriti, molto spesso non arrivano nell'intestino vivi e non possono svolgere la loro azione. Cosa succede? Entrano in gioco in questo caso i prebiotici, che sono appunto l'alimento che dà la possibilità ai probiotici di arrivare nell'intestino vivi e compiere la loro missione. Quindi questo è un integratore che non deve mai mancare in casa. Detto ciò, concludo la panoramica degli integratori e voglio passare a darvi qualche informazione sui prodotti che io chiamo di pronto soccorso, che non devono mai mancare in casa. Questi prodotti di pronto soccorso sono, partiamo dall'unguento al sambuco che io amo particolarmente. L'unguento al sambuco, adesso voi vi chiederete perché mi hai parlato di tubetti in alluminio e mi presenti un vasetto? Ve lo spiego subito, perché l'unguento al sambuco è composto dal 71% di sambuco, aloe vera, cera d'api e olio d'oliva. Questo prodotto non contiene acqua, quindi quando io vado ad utilizzarlo, anche come burro cacao, i batteri non proliferano perché non c'è acqua e quindi non c'è alcun modo, possibilità che venga intaccato. Questo unguento è veramente ottimo. Perché innanzitutto serve in casa per eventuali scottature domestiche da ferro, da forno, da padella, tutte le volte che ci scottiamo. Messo subito dopo la bruciatura, allevia subito il dolore e il bruciore scompare. È veramente un toccasana. Ed è ottimo anche per le punture di insetti, se ci punge qualche insetto che crea prurito come le zanzare, una volta applicato il prurito scompare immediatamente. È ottimo anche per la stitichezza applicato localmente, è ottimo come sostitutivo del burro cacao. Questo prodotto qui è eccezionale, veramente. Un altro prodotto di cui voglio spendere due parole è l'olio 33. Il famoso olio 33, l'olio 33 appunto al suo interno ha 33 erbe ed è ottimo da utilizzare per fare i suffumigi, per metterlo nelle vaschette dei termosifoni, per appunto quando i termosifoni sono caldi, per poter dare un aroma in casa. È ottimo per fare i massaggi. Quest'olio può essere utilizzato anche singolarmente, da solo, senza l'uso di una crema. Da veicolare insieme. Perché? Perché quest'olio è veicolato con l'olio di mandorle. All'interno c'è anche l'olio di mandorle dolci, quindi ecco, questo fa sì che quest'olio qui possa essere utilizzato anche da solo. Questo olio è ottimo anche per l'herpes, per il mal di denti. Ed è veramente ottimo anche per contrastare la litosi. Io posso prenderne una goccia, applicarmela sulla lingua per avere un buon alito fresco in bocca. Io quando sono entrata in Linfavita, il primo prodotto che ho visto è stato questo, perché io quella sera avevo il raffreddore e hanno voluto applicarmi l'olio 33, anche se io non volevo all'inizio, sono sincera, avevo il terrore che bruciasse. E invece mi hanno fatto applicare l'olio 33 direttamente sul naso e dentro il naso,
io avevo il terrore che bruciasse, in realtà appena applicato avevo una sensazione meravigliosa di fresco e di naso libero. E quindi io ringrazio chi mi ha fatto conoscere l'Infavita e in primis l'olio 33 perché mi ha salvato molte molte volte. Un altro olio molto famoso, nato nel 2018, è l'olio di Neem, questa pianta molto famosa dell'India. In India questo è considerato l'albero capace di curare tutti i mali. Questo olio è molto molto prodigioso. Ha tantissime funzioni e arriva appunto da 100% olio di neem da agricoltura biologica. Questo olio è ad esempio un buonissimo antiparassitario per piante animali, ad esempio sulle piante, quando andiamo a frizionare le piante con gli agenti chimici per andare ad uccidere quegli insetti che rovinano le piante, questo olio di neem diluito in acqua fa la stessa funzione, chiaramente è una funzione naturale. Così come è andato a essere messo sulla collottola dei nostri pelosetti, cani, gatti, fa la funzione di un antiparassitario, quindi è molto molto buono. Funziona tantissimo per chi ha problemi di psoriasi, è ottimo per chi ha problemi di forfora, di emorroidi, di eczemi. Ve li leggo perché ce ne sono tantissimi. Post depilazione per chi appunto si depila e ha le gambe irritate, pediculosi, piede d'atleta, verruche, cura e previene i pidocchi. Quindi sia in fase in corso sia come prevenzione, l'olio di neem ha un'ottima funzione appunto che contrasta i pidocchi, appunto, essendo anche antiparassitario per piante e animali, chiaramente va a contrastare anche le problematiche che può avere la persona. E ad esempio, abbiamo ancora screpolature della pelle, ematomi, acne, dolori articolari. E se applicato, ad esempio, io ho un problema di capillari ben visibili sulle gambe, applicato e frizionato giorno per giorno sui capillari, li schiarisce. Questo prodotto è veramente, veramente ottimo. E di questo prodotto è stata creata proprio la linea e abbiamo la linea appunto con il sapone vegetale all'olio di neem, che è ottimo anche per gli ometti per fare la barba perché rilascia una schiuma morbidissima e molto, molto consistente. E abbiamo anche il bagno doccia e capelli e corpo all'olio di neem, che può essere utilizzato sia per noi anche per fare il bagno ai nostri animali. È ottimo. Detto questo, ancora un prodotto che non deve mai mancare in casa è il siero alla bava di lumaca. Il siero alla bava di lumaca, vi faccio vedere. Bava di lumaca. La bava di lumaca è questa linea portentosa, è nata qualche anno fa. Il dottor Diego Bonfiglioli ha voluto creare questa linea quando trovò il modo di non far del male alle chioccioline. Infatti c'è un parco che si chiama sul Monte del Pollino in Basilicata, dove l'Infavita ha la propria parte dedicata appunto a lei con le chiocciole. Queste chiocciole cosa fanno? Ogni qualvolta che si necessita di bava, le chioccioline vengono messe in una stanza al di sopra di una grata bucarellata. In questa stanza cosa succede? Si alza un pelino la temperatura in modo tale che le chioccioline cosa fanno? Rilasciano, schiumano, si dice, rilasciano la bava. La bava cosa fa? Va al di sotto della grata, viene raccolta la bava. Le chioccioline risciacquate e rimesse nel parco, quindi le chioccioline non vengono né strizzate, non vengono uccise, non vengono, non voglio neanche dirlo, con l'elettroshock. Ci sono state tante aziende che hanno utilizzato metodologie distruttive per questi animali. Ecco, l'Infavita vuole precisare che questo assolutamente per la sua etica e la sua filosofia questo non accade. Il siero alla bava di lumaca è 50% bava di lumaca. Questo siero è ottimo, è un ottimo cicatrizzante.
è un antirughe potentissimo, va a prevenire e a curare le smagliature. Chi vuole mandar via comunque attenuare cicatrici del passato, cicatrici più recenti, questo prodotto è ottimo. Se ci si taglia, c'è una ferita aperta, si può mettere sopra. Ah, ricordo un'altra cosa che non ho detto prima, l'olio 33, tornando a questa questione, quando ci si ferisce, ci si taglia, l'olio 33 è un ottimo disinfettante e si può mettere sulla ferita aperta perché non brucia. E in seconda battuta si mette il siero bava per poter cicatrizzare il tutto. Bene, detto questo, io mi fermerei qui perché i prodotti Linfavita sono veramente tantissimi, sono oltre 200, tutti racchiusi in questo catalogo. Io vi consiglio e vi invito, chiunque avesse domande, dubbi per qualsiasi informazione, di contattarmi. Oppure rivolgetevi direttamente alla cooperativa della Rava e della Fava che si trova in Asti in via Cavour numero 83. Con questo voglio ancora ringraziare gli organizzatori di Asti Benessere per questa possibilità che ci hanno dato di partecipare anche quest'anno. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento.